D'Alema è, se non un suo amico, una persona con cui, che conosce, con cui ha rapporti, eccetera. Adesso vuol fare sta corrente dei dalemiani. Cioè, la domanda è quella. È solo Veltroni responsabile dei problemi del PD o anche tutta la... È un retaggio vecchio, quindi anche D'Alema? Risposta flash. 14 anni fa io ebbi un incontro con D'Alema che è stato molto Celebre, ancora nella pubblicizzato storia della e che è stato politica. sempre ricostruito in modo sbagliato. Io dissi a D'Alema Prego. una cosa diversa, dissi: guarda, voi dovete andare ad un turno elettorale in cui perdete, ma regolate i conti a sinistra. Solo se fate questo, dopo sarete in grado di fare una sinistra moderna, europea, capace di governare. D'Alema allora non lo fece perché voleva andare subito al governo. Veltroni l'ha fatto, non so se di proposito o perché costretto dalle circostanze. Mi pare un'acquisizione positiva. Sarebbe sbagliato tornare indietro rispetto a questa acquisizione. Quindi la risposta del professor Buttiglione è che non è solo Veltroni responsabile del flop, ma tutti quanti, cioè tutta la sinistra, e non avendo regolato i conti da allora, da illo tempore, facendo lei da È consulente risultata incapace di amicale, governare. incapace di. Quindi il signor D'Alema si assuma, e Bersani e tutti quanti si assumano le loro.